E oggi vi porto un video un pochino particolare. Oltre a portarvi una vittoria reale in singolo che ho registrato precedentemente, vi voglio portare un attimo alcune scene di questa partita bellissima, che secondo me sono state delle kill in cui, guardate, stavo anche per morire, ho fatto, grazie alla precisione, sono riuscito a salvarmi. Questa partita che non erano tante kill, però ho avuto varie situazioni di merda in cui, grazie, diciamo, non dico, non mi voglio vantare, però grazie alla precisione, ai nervi saldi, sono riuscito a sopravvivere, diciamo. Sono delle belle kill secondo me, e voglio far vedere anche le ingiustizie che succedono su Fortnite, quindi quando perdete una partita reale in singolo non vi dovete dannare, perché purtroppo questo gioco ci vuole anche molta fortuna per vincere. E ovviamente il video non è incentrato su questo, ma incentrato sulla nuova stagione, in cui vi farò vedere la vittoria reale che ho fatto con Lara Croft nella nuova stagione, la mia prima vittoria reale in questa nuova stagione di Fortnite, la stagione 7, capitolo 2. Guardate l'ingiustizia, ho finito praticamente i materiali, io l'ho laserato tantissimo, lui è rimasto senza di più, con poca vita, e addirittura non mi è entrato neanche il colpo in pompa, lui è riuscito proprio a costruire davanti quando io ho sparato col pompa. Ovviamente un pompa verde del nonno schifosissimo, un assalto anche di merda perché la cappa per spammare fa cacare, e lui ovviamente con materiali, l'arma in cui che gli fa vedere, quest'arma di merda che hanno messo nella nuova stagione in cui ti permette di vedere dove sono i nemici, e puoi sparare con due colpi ogni 8 secondi, e lui c'ha anche il tattico leggendario. Guardate, io lo sparo soltanto 92, a 34 di vita, se mi avesse fatto più almeno 100 io avrei pure vinto la partita. Ma ora andiamo per l'appunto nella partita in cui ho vinto. Questa partita non è giocata sul momento, è stata già registrata e ci voglio commentare sopra, anche perché oggi dobbiamo parlare della nuova stagione, quindi bisogna mi devo un attimo concentrare. Allora, partiamo dal presupposto che fa schifo questa cosa. Allora, è una bellissima stagione, il pass ne ho già parlato con il video di cosa ne penso, però per l'appunto secondo me la stagione non è proprio il massimo, anche perché, non lo so, hanno messo gli alieni, ci stanno, è una bellissima cosa che spezza un po' la storia, anche perché comunque abbiamo visto che quel personaggio là dell'ordine in cui si conclude la precedente storia della vecchia season, della season 6, in cui rimane bloccato nel punto 0. Praticamente gli alieni arrivano con questa grossa navicella che adesso la troviamo sopra la nostra testa, distrugge il punto 0, c'è l'invasione alienica e lui, quel personaggio là, va a finire nell'acqua, non si sa più che succede. Cioè è un... non lo so, sta cosa che devo aspettare ogni volta 3 mesi per un po' di storia mi dà semplicemente fastidio. Dicono che ci sarà un evento, lo vedremo. Questo è il punto dove io mi butto sempre, ho trovato il mio punto preferito anche qua, non è più la montagna, ma dato che, perché vi spiego, questa base non ci sono alieni, non ci sono nemici, non ci sono robot, e c'è 2 casse di queste in cui noi possiamo anche rompere un po' la roba intorno e farci parecchio materiale. Infatti, se noi notiamo, 2 casse, la maggior parte può dare anche scar, può dare armi di massima qualità. Appena iniziata, vabbè, è normale che appena si inizia si ha molti problemi di connessione. Questa stagione, appena iniziata rispetto alle altre, però ha avuto un grandissimo calo di connessione, cioè praticamente vedevo laggare, la maggior parte delle partite laggavano, vedevo cose veramente strane. Però per quanto riguarda le armi, per quanto riguarda i nemici, non vedete ogni tanto scattare, perché per l'appunto c'è proprio una... questa partita è stata la mia prima vittoria, quindi sono state le prime partite a inizio stagione, e quindi c'era già un netto lag, vedi proprio il nemico, il personaggino che torna indietro. È uno schifo, perché è un'azienda come Epic che ha un sacco di soldi, quindi facciamo... Vi voglio già dire che in questa vittoria non è una vittoria che ci sono tante kill, perché è una vittoria con 2 kill soltanto. E ho notato pure che è più difficile in singolo, è più difficile fare tante kill.
A meno che se avete un KD o comunque vi matcha con gente di merda, gente forte o comunque gente che rompe i coglioni soltanto e non pensa a divertirsi. A meno che andate in squad, nelle squad potete fare tante kill e divertirvi. Le singole purtroppo rispetto alla non ho visto grande varietà di kill, ma c'è tanto perché la gente, la maggior parte della gente, mo, sono, poi anche hai la possibilità di, appunto di guidare le navicelle e con le navicelle puoi volare, sparare, spammare, questa è un'altra cosa che devono levarle perché Epic ha messo queste navicelle che in competitivo non ci sono, in arena non le trovate, però potete usare le navicelle degli alieni e con quelle... Per l'appunto spammare continuamente la pala energetica e la persona praticamente si mette a costruire finisce tutti i materiali per difendersi e basta spammare continuamente e non farsi colpire che praticamente vincete le partite. È una cosa veramente orribile. Prima di queste partite ne ho fatte alcune, le ho perse per colpa appunto di questo problema qua. Si mettevano a spammare continuamente e per poi non parlare dei cecchini che sono belli però quando vengono usati in modo troppo da bastardi. Sono veramente ingestibili perché mentre tu combatti con uno ti arriva la cecchinata alle spalle e non è una cosa bella. Lo faccio anche io però, quando diventa troppo in tutte le partite è così, più gli alieni che ti spammano, secondo me devono patchare la cosa che tipo a un tot di colpi non puoi più sparare e devi aspettare almeno un minuto che si ricarichi. Sono state introdotte appunto anche le jump. Ora parliamo un po' dei lati positivi. Le jump possono essere un lato positivo o un lato negativo, ma alla fine se non le sa usare riesce a scappare, se non le sa usare velocemente. Se la prende nel sedere e per l'appunto ho notato proprio una partita proprio almeno per le partite che trovo io trovo poca gente perché la maggior parte della gente scende nei posti ma penso che siano le prime partite che siano così ma poi vedremo scendono sempre negli stessi posti oppure usano le navicelle tra poco vedremo quello che vi sto dicendo o altre cavolate varie devo dire che c'è un buon loot per fortuna per quello che starà per succedere. C'è due pesci molto importanti, sei scudini, il kit medico, due kit medici che possono servire molto. La prossima vittoria reale dovrei farla con il mio alieno, che lo faccio a modo mio, lo personalizzo a modo mio, il mio primo alieno, dato che c'è la prima skin del pass è proprio l'alieno. Vi porterò la vittoria con lui, prossima settimana, ve lo dico, le partite in singolo ve le porto una volta a settimana. E poi magari se capita qualche bella partita con delle kill o particolari con i miei amici, con il mio team, vi porto anche quello ovviamente. Ecco, vedete le navicelle, ecco, a fine partita tu trovi questa situazione qua. Ora giustamente dico, la vedo che fuma, dico, è danneggiata, ma queste navicelle qua una volta che tu scendi e stai un pochino, loro si rigenerano. Quindi non si possono neanche distruggere, questa cosa deve essere tolta, assolutamente. Ok, qua io l'ho proprio devastata, io l'ho disattivata completamente. Ok, cominciamo a prendere l'altezza. E ve l'ho detto, è una situazione un po' strana. Il gioco, devo dire, pensavo peggio, ma pensavo anche meglio questa stagione. È una semplice... Ecco, guarda, poi c'è questa nuova arma che ce l'hanno soltanto gli alieni che sono sulla navicella, che praticamente spamma continuamente questo raggio laser che ti toglie 9 di danno al secondo e 10 in testa, una cosa del genere. Comunque 9 al secondo sono tantissimi danni, se non è preciso. E dopo un tot di secondi si scarica, però con una piccola animazione si ricarica subito, quindi non è che dici che dovete aspettare chissà che cosa. Però che dobbiamo fare? E niente. Oh, c'è il fighting con questo stronzo. Io devo dire che in questa stagione, devo dire la verità, sono stati migliorati molto la precisione delle sensibilità, perché molto spesso venivano sballate, quindi le sensibilità ti facevano smirare parecchio. Invece io con la sensibilità che avevo nella vecchia stagione, portandola qua mi trovo abbastanza bene, mi vedo abbastanza migliorato. Ho di un'ottima precisione, soprattutto col pompa. Però il problema dei danni, ancora i pompa fanno i danni a casaccio, fanno quello che vogliono, come abbiamo visto prima nel video iniziale. Che dire più, questo è tutto quello che c'è da sapere nella nuova stagione. Dicono che ci sarà appunto un evento se mi viene in mente, a spiagge sudate, come si chiama, non mi ricordo bene quella mappa, poi il punto che non ci scendo mai perché non mi piace.
in cui man mano questa astronave che abbiamo sopra la testa dovrebbe distruggere alcune parti della città, della mappa, e dovrebbe mettere nuovi posti o vecchie parti, sperando che ci sia tipo magari un posto come Pinnacoli, dato che non l'ho mai giocata in una stagione, dato che, vi ripeto, vengo dalla stagione di Mide, quindi non so com'è fatta. Quindi mi piacerebbe tanto giocare una stagione con Pinnacoli, dato che vedendo dei video mi sembra molto 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 bella. Parliamo anche un po' dei fumetti. Fumetti nuovi, potete vedere sono là sopra. Siamo arrivati fino al quarto fumetto più la versione speciale che ho fatto il contest, però soltanto una persona al momento ha commentato. Se appunto non arriviamo a 500 iscritti, almeno nell'arco aspetto massimo fino a quando finisce tutti i fumetti. Prendo tutti i fumetti. Se non arriviamo nell'arco di quella. Non arriviamo, diciamo, ai 500 iscritti, il contest non lo farò. E poi, anche perché non state partecipando, quindi non mi interessa. Guardate, ecco! Guardate qua. Mi ero camperato perché avevo finito il materiale, però appunto grazie a questo sono riuscito a recuperarli, prendendo anche un bel P90 che non. E ho dovuto camperarmelo un po' verso la fine. No, 3 kg ho fatto, quale 2 kg? 3 kg ho fatto in questa partita, è vero. Perché quella della vittoria è la terza. Sono dovuto camperare, diciamo che è stata una partita che mi ha dato problemi di connessione, perché ogni tanto mi laggava. Per fortuna verso la fine si è un po' calmata la situazione. Però questa cosa, poi quello là con l'UFO, quello là che non voleva morire, non cioè non rompeva le scatole, mi ha fatto finire tutti i materiali. Questo si prende un bel 25. E quindi questo è tutto. Mi sono dovuto un po' camperare e sono riuscito, diciamo, tra virgolette, a recuperare un po' di materiali, il giusto per finire la partita e vincerla. Adesso andremo a vedere la mossa vincente, ovviamente questa doppia scala per coprirci e per andare su in tutta sicurezza. Qua proprio ho detto non me ne frega niente, basta, voglio vincerla. Voglio vincerla anche col pompa del nonno. Vado. Pom! Pompata del nonno. E vittoria reale in singolo. Prima vittoria reale in singolo della nuova stagione. Vedete, vince una partita in singolo della nuova stagione 7, capitolo 2. Va bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Tiger. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, like e tutto.